Ragazzi, ragazzi, oggi è il momento tanto atteso, perché dopo, ricapitoliamo, dopo aver fatto Easy all'inizio sul primo video che non mi ricordavo benissimo come funzionava, pure se alla fine abbiamo visto la stessa cosa. Poi abbiamo fatto Normal, poi abbiamo fatto Hard e oggi purtroppo dovremo fare Extreme. Perché? Come appunto vi ho detto nel primo video, avendo questa possibilità di giocare a un gioco che ormai non esiste più, perché ragazzi, Psycho Pathante non esiste più come gioco horror, cioè, facciamoci tutte le modalità. E infatti così stiamo facendo. E mentre io mi preparavo psicologicamente a morire, morire malissimo, e a offrire la mia gamba ad Amelia come umile dono, mi è venuta la campanella che mi ha detto: ma la modalità ghost esiste? Cioè, ragazzi, ma abbiamo tralasciato la modalità ghost così, ce la siamo dimenticata proprio. Ragazzi, la modalità ghost esiste. Che scoperta! Andrò sul giornale, che bello, ragazzi, sul giornale. Cioè, ho scoperto la modalità Ghost, ma voi non lo sapevate che esisteva la modalità Ghost di sto gioco? Cioè, porca miseria! Infatti oggi, ragazzi, faremo proprio la modalità Ghost. Eccola qui, ragazzi, eccola qui. Il nostro John Manson che non ci vede e 5 blocchi come se giocassimo in hard, peccato che però non ci può vedere, quindi... Cioè, ragazzi... senza parole... Senza parole andiamo avanti, ma tocchiamo play e non skippiamo perché vi devo far vedere delle cose. Vi devo chiedere più che far vedere, anche far vedere. Allora, avete presente, a parte la bici, comunque quella macchina blu, no? Che stava lì sul garage della casa di sto psicopatico pazzoide, no? Io dico, ma questo qua c'ha una casa a parte così grossa e vive da solo, però vabbè, non è l'unico. E c'ha due macchine, è da solo e c'ha due macchine, una che sta qua, non ci andiamo pure se tanto già lo sapete, una che è questa qua tutta grigia, squallida, vabbè, e un'altra che sta dietro quella persiana metallica, che è appunto quella blu che si vede nel video iniziale. Cioè, non ha tanto senso che una persona sola abbia due macchine, però intanto andiamo un attimo a salutare. Ehi, buongiorno. Vabbè, ci ha trapassato, vabbè, bene o male siamo fantasmi. Buongiorno comunque. Vabbè, prendiamo un attimo le tongs. Dicevo comunque riguardante le macchine, però il fatto di queste due macchine, io mi sono accorto che su Psycho Pathante c'era l'inizio di una mini storia. Che quelli della Keplerians avevano iniziato a fare su di lui. Poi, vabbè, l'hanno tolto questo personaggio. Hanno cambiato il gioco e quindi la bella storia è andata a farsi fottere. Però, se noi vediamo, queste sono foto con immagini in bianco e nero vere. Qua ci stanno tipo tre bambini con una faccia lì strana. Non capisco, mi pare sia una donna. Poi, questo qua che dovrebbe essere proprio lui da bambino con un oggetto strano. Poi la spalla di un tizio, questa tipo, E questi sono altri due bambini, non lo so, che gli stanno vicino. E poi qua si vede proprio una vecchietta, no, ragazzi, con un uomo di mezza età e una donna, almeno così sembra, con un tavolo, con un piatto, una bottiglia di vino, dell'olio, i tovaglioli e altra roba così, no? E quindi... Tipo, è come a farci capire, che lui, prima di diventare così, appunto come Mr. Meat, prima di diventare quello che Mr. Meat è adesso, no? Aveva una famiglia, era, diciamo, normale, tra virgolette, normale. Quindi forse per questo si spiega il fatto che c'ha due macchine. Vabbè, comunque adesso nel nuovo aggiornamento le due macchine non ci stanno più. Quindi... Che poi io vorrei capire questo tavolo dove starebbe, visto che un tavolone così non ci sta. Almeno in questa versione, ragazzi, ci sta questo, sì, però
Non credo che sia questo il posto, perché poi se notiamo qua ci sta tipo un asse di legno, qua degli attrezzi. Boh, sono foto un po' così. E poi un'altra cosa che io mi chiedo, no? Riscendendo sotto nelle fogne, questo qua che rischia la sua vita come uno scemo per salvare una tizia che manco conosce, entra appunto da qua, no? Come abbiamo visto nel filmato, io dico: primo, qualcosa rompe le finestre. Primo. E secondo, io sarei curioso di sapere perché queste finestre da rocche del cavolo non sono rotte. Cioè, come ha fatto a entrare la. Cioè, la oltrepassate? Ho capito, stiamo in modalità fantasma, ragazzi. Che esiste, ragazzi. Cioè, andrò sul giornale per questa cosa. Ho scoperto che esiste la modalità fantasma. Porca miseria. Che è sta scritta? Che è? Ragazzi, l'avete vista? È comparsa per un attimo una scritta. Boh, vabbè, sarà stato un bug. È comparsa una scritta, ragazzi. Non so se ve ne siete resi conto. È comparsa due volte. Vabbè. Oh, pure psicopatante nelle fogne. Oh, ciao, eh. Vabbè, non è molto socievole. E quindi questa, vabbè, era la mia domanda principale. Come faceva questo personaggio a entrare appunto dalla finestra se sta bella intatta così, vabbè. Che poi un'altra cosa, adesso che mi ricordo. Dove ci stanno sti cacchio di barilozzi, no? Qua ci sta dello spazio, non ci sta del nero. Che non si vede un cacchio, infatti, su sto gioco, tutto scuro, che è una bottiglia. Se noi lanciamo un oggetto, ci rimbalza, ragazzi, ci rimbalza come ieri su Stepmother, che noi volevamo dare la mela a quei poveri maialini e ci rimbalzava. Quindi non si possono mettere oggetti, non ci possono lanciare oggetti qua dentro, però bene o male. Uno sarebbe un po' folle se lancia un proprio oggetto là dentro, a meno che non l'abbia usato perché poi non può più riprenderlo, eh. Però non si può lanciare lo stesso. È un muro, è uno dei tanti muri immaginari che mettono. Detto questo, ragazzi, andiamo a usare queste tongs. Usiamo che ce l'abbiamo in mano da 100 anni. Che poi, io dico, proprio perché questo essere psicopatico, pazzoide, aveva una famiglia, che chissà che fine ha fatto, non penso molto bella, io dico, i letti. Cioè, perché se noi saliamo su, andiamo qua, questa è la camera da letto appunto di John Manson, sì, di John Manson. E sarebbe un letto, no? Questo è il tuo letto, a parte che tu sei proprio più grosso di sto letto, però a parte quello, è un letto. E gli altri componenti della famiglia dove dormono? Cioè, ragazzi, dove dormono gli altri componenti della famiglia? Che poi io vedo qua due cuscini. Cioè, mi volete spacciare questo per un letto matrimoniale? No, spero di no, vero? Cioè, perché questo è un letto matrimoniale? Non lo so, poi mi volete dire che questo qua, che sta qua giù, sarebbe un letto? Questo sarebbe un letto. Non lo so, ragazzi, non lo so. Io vabbè, dormiranno sopra i divani, cioè più che dormiranno, dormivano sopra i divani gli altri componenti della famiglia. Usiamo ste cacchie tanto. Per fortuna oggi possiamo essere belli tranquilli. Oh, che psicopatante non ci può fare niente. Cioè, siamo rientrati. No, ragazzi, ci siamo riglitchati. Ah no. Ci eravamo. Poi lui se n'è andato via. Ci eravamo riglitchati momentaneamente dentro. L'avete visto? Dentro il corpo. Porca miseria, dentro il corpo di sto scemo. Gli abbiamo rivisto i suoi bei denti. Vabbè. Vabbè. Ovviamente non si è buggato pure come ieri. Perché nel video di ieri ci eravamo glitchati. Si era ovviamente buggato perché stavamo in hard. Quindi lui ci vedeva e stava lì bloccato. E io pure bloccato dentro al suo corpo. Però vabbè.
Vabbè, lasciamo perdere, non è stato bello vedere i suoi organi interni trasparenti ieri, eh? E non è stato bello manco adesso, sinceramente. Quindi, abbiamo usato, ragazzi, le tongs, la blue key, le cutting pliers dobbiamo trovare. Vediamo se in cucina, sì, eccole. Eccole. Ah, una cosa fortissima che mi ricordo e la voglio fare era questa, ragazzi. Che si poteva fare anche su Mr. Meat, però non riesco a salire. Cacchio, non riesco a salire, peccato. Si faceva anche, mi ricordo. Ah, salve. Si faceva anche su Mr. Meat. Però adesso non si può più fare perché hanno aggiunto quel mega tavolone. E però non mi fa salire. Vabbè, sti cavoli. In pratica era andare sopra al frigorifero e lanciarsi dentro questo buco. Vabbè, lo abbiamo fatto così lo stesso. È la stessa cosa. Tagliamo un filo, rifacciamolo e vai. Un po' di ginnastica, un po' di parkour, un po' di tutto. Basta adesso. Andiamo a tagliare l'altro filo. Vabbè. Andiamo a tagliare appunto l'altro filo. Ok. Allora io penso che sia arrivato il momento di prendere la pistola. Eccola. Eccola la nostra pistola. Vabbè, sì, ci ha oltrepassati. Girati. Girati. Mamma mia, ragazzi, l'avete vista? Ha fatto tipo una capriola all'indietro. Cioè, no, no, la pistola, no, riprendila. Dobbiamo sparare alla corda. Fortissimo, ha fatto la capriola all'indietro. Usiamo questo passaggio. Ok. Dobbiamo trovare il martello. Ragazzi, il martello. Ci manca il nostro amico martello e la modalità hard sarebbe completata. Ci manca anche il codice. Vabbè, cerchiamoli tutti e due. Ah, è respawnato dalla cucina. Perfetto. Perfetto. Apriamo un po' questi cassetti. Cassetti della cucina vuoti. Cioè, vabbè. Quindi qua il codice non ci sta. Facciamo parkour attraverso il muro e andiamo verso le scale. A vedere se il codice si trova al piano superiore, ragazzi. Sta qua? Sì che sta qua. Ok, possiamo buttarlo qui perché dobbiamo trovare il martello. Il martello. Eccolo. Tutte e due stavano al piano superiore. Spacchiamo! E spariamo questa volta. Eccolo, è venuto. Girati. Ti sparo con la ciabattana stavolta. Bello. E già che ci sono, ti prendo. Oh. Ecco. Ti prendo e ti butto. E butto qua a fare un bagno. Fatti un bagno. Quanto è complesso? Fatti un bagno. Oh. No, i piedi stanno fuori. Non va bene. Non va bene. Oh, così stava benissimo, però è scomparso. Insieme a lui è scomparso pure il dardo. Peccato. Vabbè. Allora, che poi la cerbottana ci servirà, ragazzi, quando dovremo fare modalità extreme, ragazzi. Che pizza. E salve. Che pizza, ragazzi, modalità extreme sarà veramente tosta. Mi sa che dovrò rigiocare a Minecraft, ragazzi, perché ieri Minecraft, uccidendo tutti quei zombie che erano venuti a casa mia, mi ha dato veramente quel carisma, quel coraggio divino. Oh, Amelia, ti abbiamo salvato di nuovo. Che bello. Che poi cioè, adesso col nuovo aggiornamento di Mr. Meat ha più senso che quella rapita è Amelia. Perché prima,
che non lavorava manco per Mr. Meat, è fortissima la Mr. Meat Company, che non lavorava manco appunto per la Mr. Meat Company. Non aveva senso che noi ogni volta a salvare la stessa ragazza con Mr. Meat e quando è stato psicopatante che rubavano sempre la stessa, più che rubavano, rapivano sempre la stessa ragazza. Però vabbè, se gli piace Amelia Clark a questa testa bianca e a quell'altro testa di carne, non ci possiamo fare niente. Ragazzi, modalità ghost fatta alla grande, modalità estrema non la voglio fare, non la voglio fare, ragazzi, ma la faremo anche quella e sarà molto molto divertente. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando con tutti voi di lasciare un bel like, ragazzi. Porca miseria. Ci vediamo in un prossimo video. Alla pro!